Ok, niente panico. Dobbiamo trovare la combinazione per aprire il cancello e poter fare qualcosa in mezzo all'orda di zombie che di sicuro verrà a mangiarci. Io direi di cominciare dall'ufficio, che a questo punto potrei anche definire ufficio dei miei genitori dopo questa immensa scoperta. Parla con Carly. Stavo andando in ufficio. Non voglio che il gioco mi sottolinei queste cose, mi dia degli ordini. Poi Carly chi è, scusa? Non me lo ricordo neanche più. A te la barretta energetica te la scordi, tesoro. Allora, direi che il bifolco non si chiamasse Carly, se lui si chiama Kenny. Non toccare il bambino. Che Carly? Lui è Doug. E Carly. Vabbè, ho capito chi è. Sì. Guardi, per esclusione sei solo tu. Io ti chiamo Betsy, ma. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Non abbiamo la combinazione. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Ah, dal retro! Che sorpresa, questo gioco è geniale oltre ogni livello, non ci pensavo già neanche più al retro. Oh mio Dio, stiamo attenti. Ma pensavo stesse parlando lui. Ok. Non sparate, non fate rumore. Possiamo evitarli tutti e tre. Fidati di me. No, no, no. C'è la probabilità che. Ciao, Glenn. È molto compatto. Can we get out of here before any of these things notice us? No. Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen. Ma non è che dobbiamo salvare tutti, Glenn? Then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. È uno zombie triste. It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to Glenn, lo help so her. che tu. She started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't. Glenn è molto più bello nella serie televisiva a differenza di Herschel. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Mi sarei sparato. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ok. Facciamo anche un po' di eroi. Allora, diamo un'occhiata attentamente all'ambiente circostante che potrebbe aiutarci. Abbiamo uno zombie con evidenti problemi alle gambe, dubito che camminerà mai più. Uno zombie che fa la pappa. Com'è tenero lo zombie che fa la pappa? No, è difficile. Ce ne sono due davanti alla porta, è già difficile solo per quello. Sei bravo lì. Sbirci oltre il muro. Ok. Vabbè, basta, basta. Basta? Ma perché non ti sei. Perché non ti sei buttato giù? Che tasto devo schiacciare per farti abbassare quella cazzo di testa? Sbirci oltre il muro, d'accordo. Qual è il tasto poi per uscirne da questo muro? Ok, così. Oh, mi posso muovere con i tasti direzionali. D'accordo, ottima cosa. Quindi facciamo la prova. Se io sbircio oltre il muro in questo modo, col tasto direzionale giù. La logica. Io direi di continuare seguendo il muretto. Non si può fare. Ok. Io so gestire queste situazioni, non vi preoccupate. Quindi diamo un'occhiata a sinistra. Cos'è? Una portiera, un cuscino. Prendi il cuscino. Così attutiremo la caduta dello zombie e non farà rumore. Io non so che cosa hai in mente. Lì. Parla Glenn. Glenn. Vuoi camminare sul cuscino? Non credo che funzionerebbe. Ok, allora sbirciamo ancora. Giù, giù, giù. Anche il gioco è andato nel panico e ha scritto in inglese una frase. Hard by the RV. Oh,
Possiamo provarci. Cosa altro c'è da guardare? Intanto da vedere. I cani non ansia. E di qua? Andiamo. E una è fatta. Molto bene. Glenn, ci sei anche tu. Molto intelligente tutto questo. Oh! Ti tiro il cuscino, stronzo! Non ho capito cosa avrei potuto fare con questo. Ok, così si torna indietro, molto bene. Quindi la soluzione è per forza andare a sinistra, credo. Vuole tirarti il cuscino? Bene, ora ho un cuscino e due cadaveri a terra. Iniziamo ad osservarlo. Osserviamolo prima. Il fatto è che non ce l'hai, quindi io non prenderei in considerazione questa ipotesi. Perché dobbiamo salvare esseri umani, ragazzi? Io non capisco perché. Motel. Torniamo indietro. Non so cosa fare, torniamo indietro. Torniamo. Facciamo un po' di avanti e indietro, così confonderemo lo zombie con la nostra tattica. C'è qualcosa da poter fare a destra? Oh, andiamo al camioncino. Ok. A sinistra non abbiamo avuto grandi soluzioni. Sono proprio decisi a voler entrare da dentro. Eh già, perché si sente l'odore. Perché non entrare innanzitutto nel pickup? Bravo, un cacciavite, sì. Col cuscino, è fantastico. Attutiamo la rottura del finestrino. Sì, sei coreano. Ah, già qualcosa. Sì, ma devi spaccare il vetro col cuscino, amico. Non avremo fortuna. Non avremo fortuna in questo modo. Se facciamo rumore spaccando il finestrino, non andrà per niente bene. Ok, no, ce l'ho lo strumento. I got the tool. Ma... e non fare tanto il galletto. Dobbiamo fare piano. Non so, no, mi convince questa cosa. Cari, dammi un consiglio. Sei un genio. Dipende se se cammina o no. Oh, si può aprire? Ah, no, non si può. Non si può. Se c'è una cosa che apprezzo degli zombie che hanno tanta santa pazienza. Beh, rubiamo. Ow. Hey man, that drew some attention. Be careful. Fai come Fantozzi, vai a correre 5 km più in là. Facciamo un giro del pick up. Ragazzi, io farò il giro del pick up. Ciao. Posso tirare il cuscino a te? Che piano maestoso, ragazzi. Meno male che abbiamo degli zombie di terzo ultimo livello, perché... ah, e una l'abbiamo scampata, dai. Ora. Apri la porta. Questa la puoi aprire, eh. Cosa c'è di utile? Un fucile a canne mozze, una lupara? Fare i lampeggianti? Oh, possiamo procedere con la macchina. Perfetto, spingiamo la macchina, ragazzi. La candela. Perché? Spingi l'auto. Allora, se vado a destra, parlo con Glenn. Spingiamo l'auto, ragazzi. Un'accetta! Mi piace, la voglio. Arriviamo fino là. Spiaccichiamolo.
Spiaccicatelo, farebbe rumore però. Non importa. Ha fatto tutta la macchina. Non gli interessa. Di nuovo dietro al pick up. Si può fare di nuovo qualcosa con questo. Cacciavite, lo so. È quello che dobbiamo cercare di prendere. Mi sento alquanto eroico. Con la candela. Devo fare. Come nei film di spionaggio, il cerchio nel vetro con la candela. Non è fatto di diamante, ragazzi. Voglio proprio. Ah, beh. Come tira pugni. Potrebbe esplodere. No, non credo. Cos'è che non sapevo? Grazie, Glenn. Fa vedere. Non ho capito, ma la prendo per buono. Girati. Voi da là dentro fate rumore, continuate a far casino, per favore. Perfetto. Allora, questo è lontano, non credo che mi interessi, giusto? Muro di mattoni, ma perché dovrei tornare al muro di mattoni? Non possiamo già continuare da lì. Va bene. Muretto. Ok. Passiamo dietro. Giusto? Qui dietro. Fantastico. Beh, abbiamo eliminato uno dei due zombie che erano in quella zona. Ora dovremmo trovare lo zombie molto vicino a questo furgone che potremo uccidere senza troppi complimenti. Ecco qua. Intelligente come una guardia di Metal Gear Solid. Un po' più in alto magari la prossima volta. Grazie. Cosa hai preso? Ah, un asso. Testa. Ci sto prendendo gusto. Non ho mai smesso di prenderci gusto. Sì. Vale il rischio. Tranquillo, vale il rischio. E beh, dai, ma è pure monco, su, dai. Dagli l'estintore in testa, bene. Ma glielo lasciamo lì per ricordo. Che colpo, complimenti lì. Hai una forza nel polso. Holy shit. Già. Gli uomini si divertono, abbi pazienza, cara, ma nei mondi post-apocalittici gli uomini si divertono tantissimo. E mi raccomando ragazzi, per qualsiasi problema 140.85, chiamate in qualsiasi momento, sarò disponibile. Ma se vi sentite in procinto di entrare in un posto pericoloso, meglio 140.96. Dovrete sopportare un proverbio, ma poi mi ringrazierete. E quanto sono nerd. Sì, Dun 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 dun. Don 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 don. Tu mangia? Don 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 don. Testa. Oh, si mi stavi proprio sui coglioni, guarda. Vicina. Sciamu. Avrei voluto vedere una decapitazione. L'ho vista. Grazie. Con chi abbiamo a che fare? Vabbè, ancora un colpettino all'asse. Ah, non ce n'è bisogno. Dopo tutta questa fatica. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. She's in trouble. Sta finendo una partita a domino. Cosa sta facendo? Miss, mi dispiace, ma noi qua si passa. A posto.
con le buone si ottiene tutto. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Risolviamo subito. You could be fine. Sì? I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Lo so. Sono pronto. You have a boyfriend? Lynn, I don't want that. It's not Christian. No, meno male che non è cristiano. No. Si trasforma e ci attacca. Torna dentro, ti aiutiamo a chiudere, mettiamo un'altra asse. Sì, faremo più comodo far così. Chiedilo onestamente. Sembra logico. Sì. I don't want to be one of them. Vabbè, dai, è pure una fondamentalista cattolica. Ti spariamo noi. Sì. No, datemi la pistola a me. Lo voglio fare io. Oh, la vedo male questa. La prendo io e poi le sparo. Whoa, take it easy. Just wanna help. Sparati. You can't. Miss. Un colpo decisa. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. That's all just. No, no! No! E ci ho pure fatto una bella figura. Tutto secondo i piani. Eccellente. Ah, no, Glenn, non mischiarlo al sangue. A posto, è andata bene, a posto. Non è morto nessuno dei nostri. Questa è la cosa più importante. Non ho ancora detto l'ultima parola. Get in!